Le cose vecchie si buttano. Ho presi con sé. Andiamo volare in bocca al lupo, Bocca al lupo. I palermitani finalmente hanno voltato pagina rispetto al passato e vanno al ballottaggio, due espressioni diverse del cambiamento di questa città. Io sono molto ottimista, vedo che i palermitani è come se avessero compreso il giorno dopo del primo turno il fatto che ci sono due offerte politiche diverse, non tanto nei contenuti quanto nell'approccio e nella progettualità. Per cui vedo che si sono riazzerati i conti, del resto ogni quattro palermitani che si sono recati alle urne, tre palermitani non hanno scelto Leoluca Orlando. E molti di questi si stanno orientando su una proposta fresca, su una proposta alternativa, su una proposta che con progettualità possa guardare ai prossimi 20 anni e non ai 20 anni passati. È un affetto che viene dal riconoscimento dei miei anni di impegni. Io sono stato 10 anni presente nelle battaglie dei palermitani. Buongiorno signora Patrizio Ferrandelli, sono molto contento, piacere. Un figlio a 38 anni, disoccupato. Economia e commercio. Mezza alla strada. E quindi ci vogliono i picciotti, perché se non chiamano noi opportunità per i picciotti. E dobbiamo guardare avanti. Però se non vota poi non si può lamentare. Quantomeno avrebbe qualcuno a cui dice parola. Mio marito era adesso lavoro. I palermitani finalmente potranno scegliere di guardare con coraggio al futuro. Noi riteniamo che bisogna avere fiducia nelle nuove generazioni, in quelle nuove generazioni che con dignità, con libertà, con competenza, ma anche con coerenza vogliono accompagnare passo dopo passo ogni palermitano alla riaffermazione dei diritti. Ho lottato per tanti anni per difendere i diritti e adesso è arrivato il momento di rendere attuali questi diritti con prassi di governo e sono convinto che i palermitani ci daranno questa grande opportunità.